Salve, siamo qui con i pedagogisti clinici che hanno appunto scritto Ministero dell'Educazione. Volevo appunto capire cosa vi ha spinto, il motivo di questo titolo che è particolare, infatti sulla copertina ritroviamo Ministero dell'Educazione e sotto barrato Ministero dell'Istruzione. Il motivo di questo? Il focus che ci ha spinti a scrivere questo libro è sicuramente quello di trovare un incontro inizialmente transitivo fra l'educazione e l'istruzione. Dopodiché abbiamo cercato di evidenziarne le profonde differenze per indurre in qualche modo anche il lettore ad affrontare una riflessione altamente profonda. Il fatto che vi siano delle similitudini legate per esempio allo scorrere del fiume, quindi l'educazione scorre nel fiume della conoscenza mentre l'istruzione è inerte sulla sua sponda, rimane inerte sulla sua sponda, già riesce a dare un'indicazione molto chiara di quanto vorremmo far passare come messaggio. Prego. Un'altra opinione. Beh, direi che la centralità sulla quale noi vogliamo porre l'attenzione è la persona. La persona intesa come res sacra, no? E quindi una scuola che cambi un po' il suo punto di vista, la sua prospettiva, che non sia più, diciamo, fissata sui programmi, sulle programmazioni, su quegli obiettivi, no? Rigidi che non considerano le singolarità di ciascun alunno e che in qualche modo creano un clima di mancato benessere per chiunque, no? E allora il cambio, no? Il Ministero dell'Educazione vuol proprio fare questo salto in cui sia una scuola focalizzata su un'umanazione della persona. Grazie. Prego. Bene, io mi riallaccio a quanto diceva il collega. Perché? Perché con l'educazione noi teniamo conto della centralità della persona, che va rispettata, la cui dignità va rispettata perché appunto nella sua unicità. E c'è una querela di decenni nell'ambito pedagogico, anche ideologico, tra Ministero dell'Educazione e Ministero dell'Istruzione. L'abbiamo avuto nel periodo del Duce e Ministero dell'Educazione, poi scomparve con Badoglio. E purtroppo ancora oggi esistono queste querelle tra l'aspetto epistemologico e quello ideologico, da non confondersi però con quello della politica, dico io. Per cui individuare la possibilità di una nuova didattica facendo riferimento alle esperienze, agli studi di 40 anni di vita del professore Guido Pesci, il quale ha lasciato un segno indelebile in tanti formatori e è arrivato a questo anche nella scuola. Ma adesso ci aspetta un passo più grande, dico anche politica, perché nella politica, nell'accezione più nobile, non ci può essere la sinistra che vuole la scuola pubblica, soffia il vento, no? Sulla pubblica invece l'educazione che sia creativa, che prenda le potenzialità a cuore e mente e va invece all'educazione. No, nella trasversalità, oltre questo aspetto così fondamentale di studi e di ricerche, che è un patrimonio notevole di cui dispone l'ANPEC nazionale e anche europeo, bisogna adesso entrare anche ad agire pragmaticamente, avviando un'interlocuzione propositiva con il governo, con le istituzioni, attenzione, non con i partiti, creare un movimento di opinione trasversale, non solo di pedagogisti clinici, in modo tale da poter avviare questa possibilità di educare affinché la scuola è il motore del futuro, affinché ogni alunno possa, come dire, vivere l'age quod agis, per costruire, per realizzare, a contribuire a un mondo migliore. Grazie mille. Prego.
cosa pensi? Proponiamo un cambio di paradigma e la questione è di natura epistemologica e non meramente terminologica. E, oggi affrontiamo due modi di vedere l'educazione. Da un lato mi viene in mente la metafora riconducibile a John Locke, no? L'idea dell'educazione come mera istruzione, no? La metafora del libro, no? Quindi l'alunno come tabula rasa su cui dover incidere qualcosa, no? Dall'altro c'è la metafora del fiore, quella di Rousseau, riconducibile a Rousseau, cioè lasciar essere il bambino assecondandone le inclinazioni. Noi siamo per un superamento di queste due visioni e riproponiamo il modello dewiano di educazione come azione maieutica e dunque come azione in grado di far emergere l'ampio spettro di abilità, potenzialità, disponibilità dell'alunno. È questo che bisogna recuperare a scuola e c'è davvero l'urgenza di farlo. Quindi l'educazione al centro come azione maieutica, come ormai da anni il padre fondatore della pedagogia linea, Guido Pesci, propone di fare. E ci stringiamo tutti attorno a questa idea di educazione maieutica. Grazie. Salve a voi, sarò breve perché i colleghi hanno veramente espresso l'agire educativo e soprattutto della pedagogia clinica, che il professor Pesci veramente ha avuto modo di trasmetterci con questa passione. Io direi che l'educazione oggi, rispetto anche all'ambito scolastico, cammina proprio in linea anche con la famosa agenda 2030, quindi direi che forse siamo anche un pochino indietro, ma vogliamo anche come associazione essere dei testimoni privilegiati anche rispetto al sostegno che possiamo dare ai nostri docenti, perché sono veramente in prima linea rispetto alla sostenibilità, e non faccio una lettura soltanto in chiave ecologica, sostenibilità nei confronti della persona che ha ovviamente le sue potenzialità, le sue abilità e una grande disponibilità, quindi siamo tutti a sollecitare in questa bellissima spirale della conoscenza in un'ottica pedagogico-clinica e anche educativa. Grazie mille. A voi.